Ciao a tutti ragazzi da me, Gabino 90, torniamo con la nostra mini serie qua su FIFA 23 insieme all'amico Standerjack. Bella ragazzi. Torniamo con questa fantastica serie da Champions con la squadra rossonera. Partiamo con la prima partita dell'episodio, si ritorna a giocare in campionato dopo che ci eravamo lasciati nel primo episodio, nella partita contro il Chelsea della prima partita a gironi di Champions. Si va al Marassi contro la Sampdoria. Al quarto minuto la Sampdoria prova a rendersi pericolosa con la conclusione del numero 80. Ci mette una pezza dita. Palla in calcio d'angolo. Ottavo minuto, ancora Sampdoria in avanti. Ci prova Conti con il collo del piede destro. Gran botta. Mezzo esterno, bravo Dida. Sedicesimo minuto, il Milan passa in vantaggio con Clarence Seedorf con questo bel diagonale. Nulla ha potuto Audero. 1-0 per la squadra rossonera. Al 21esimo minuto, in campo aperto, Pippo Inzaghi a tu per tu con Audero. Va a calciare solo centrale, Super Pippo. Al 45esimo, ancora il Milan in avanti, Rivaldo a tu per tu con Odero, sempre centrale la conclusione, risponde presente il portiere blu cerchiato, siamo alla ripresa, ci prova addirittura il numero 5 rossonero, bravissimo però l'estremo difensore Odero a dire di no. 70esimo minuto, Rui Costa cerca la magia. Posizione difficilissima, va a calciare questo bellissimo arcobaleno. Palla sfiora l'incrocio dei pali. All'82esimo, Rivaldo se la porta sul mancino, va a concludere. Il pallone sibila il palo alla destra di Odero, non riesce a chiuderla il Milan. All'87esimo però, Rivaldo mette questo cioccolatino sul secondo palo per il neoentrato Kaká, che di testa non sbaglia per il 2-0 del brasiliano. Esulta così Ancelotti in panchina a 3 minuti dal 90esimo, ma al 90esimo guardate qua la giocata di Fabio Quagliarella con l'esterno del piede destro, imprendibile per Nelson Dida, ma non c'è più tempo, finisce 2-1 per la squadra rossonera. All'ottavo minuto Shevchenko si defila, va a concludere con il destro al limite dell'area di rigore, palla alta sopra la porta difesa da Carnesecchi. 28esimo minuto, bello il traversone di Capu per la testata vincente di Andriy Shevchenko, che vola sopra la testa di Valeri e fa 1-0. Al 42esimo minuto, capolavoro delle due seconde punte, Kaká e Rui Costa al volo per il 2-0 Milan in 5 minuti. Cremonese KO. Carletto Ancelotti richiama l'attenzione sua ai 64esimo, prova a tornare in partita a Cremonese con Meite, l'ex Torino va a concludere, bravo Nelson Dida che si distende alla sua destra, poi un'altra perla, Rui Costa per Kakà che la mette giù con il petto e la suola, poi col mancino batte Carnesecchi in uscita, 3-0 Milan. San Siro esplode dopo il terzo gol del brasiliano, 86esimo, ancora la Cremonese che comunque cerca il gol della bandiera, buon aiuto da fuori area, va al tiro, Dida però risponde attento. 90esimo, ancora la squadra ospite con De Serz, anche lui va a concludere sempre dal limite. Bravo però Dida che chiude la porta agli attaccanti della Cremonese. Risultato finale: Milan batte Cremonese 3-0. Andiamo a vedere com'è andata sul campo tra Roma e Milan all'Olimpico al 27esimo minuto. Grande percussione di Rui Costa che con questo diagonale trafigge Fekken, l'estremo difensore giallorosso.
1-0 Milan dopo mezz'ora di gioco. La Roma prova a rispondere con Spinazzola, destro, che esce di parecchio dalla porta di Dida. Si dispera l'esterno giallorosso. 45esimo minuto, il Milan va vicino al raddoppio. Rivaldo spalla alla porta, conclude col mancino a mano aperta. L'estremo difensore giallorosso mette in calcio d'angolo. 55esimo, siamo alla ripresa, ancora il Milan. Brocchi va a calciare dalla lunetta dell'area di rigore, si oppone così ancora Fekken e mette in angolo. 61esimo minuto, la sforbiciata da calcio d'angolo di Pippo Inzaghi, il numero 3 giallorosso dice di no e salva davanti alla linea. 67esimo minuto, Belotti di tacco e il gol a porta ormai quasi vuota del numero 7 giallorosso finisce 1-1 tra Roma e Milan. Al sesto minuto Shevchenko pesca Rui Costa all'altezza del dischetto del rigore, gran diagonale, trafigge Livakovic, 1-0 Milan. 42esimo, il pendolino Cafu va via sulla destra in solitaria, pallone dentro per il sinistro al volo di Kakà. 2-0 per la squadra di Carletto Ancelotti a fine primo tempo, azione meravigliosa. Siamo alla ripresa, 60esimo, Shevchenko servito da Andrea Pirlo va a colpire con il collo del piede sinistro, pallone che sarebbe terminato fuori ma il portiere comunque si tuffa alla sua sinistra per evitare guai peggiori nell'azione successiva della bandierina. Pirlo, guardate qua, la rovesciata con il sinistro di Shevchenko, ancora Livakovic risponde sul suo palo. Esulta così e se la prende con i suoi nell'azione sempre successiva da calcio d'angolo. Ancora Shevchenko, questa volta svetta di testa, era abbastanza defilato rispetto alla porta. Pallone che termina e sbatte sulla parte alta della traversa. Ancora duello personale con l'estremo difensore Livakovic. Siamo al 75esimo, Inzaghi prova lo scavetto, la posizione interessante, palla però che esce sopra la traversa, parte alta della rete. Al minuto 80 ci prova Pirlo con questo dribbling, poi destro secco dal limite dell'area, pallone che esce veramente di poco, qualche centimetro dalla porta di Livakovic. Si dispera il centrocampista rossonero. 88esimo, Kakà va a concludere, Livakovic chiude col ginocchio lo specchio della porta evitando così il terzo gol del Milan, finisce 2-0 per la squadra rossonera. Prima di chiudere l'episodio, cari amici, andiamo a vedere la classifica dopo la seconda giornata di UEFA Champions League. Comandiamo con 6 punti al comando, Chelsea e Dinamo Zagabria ferma 3 punti, Salisburgo quota 0, Stannerjack, un Milan che in Champions League è un rullo compressore, 2-2 per il momento per la squadra di Ancelotti. In campionato fatichiamo un po' di più, ma come sapete ben tutti, questa serie è più che altro sviluppata per vincere la Champions. Come ben detto tu, un rullo compressore in Champions, sconfitta, cioè vittoria sul Chelsea e vittoria sulla Dinamo Zagabria, primi in classifica. Facciamo fatica un po' in campionato, ma ci sta, questa serie è concentrata sulla Champions, quindi cerchiamo di far rialzare la Champions a questo Milan di Kakà e Shevchenko. Bene ragazzi, noi per questo secondo episodio con una serie da Champions chiudiamo qua. Gabbino 90 e Stannerjack che vi danno appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti. Bella.